Terribile tragedia, lo facciamo collegandoci con un ospite, Filippo Agostino, in diretta da Aleppo e dell'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale. Buon pomeriggio, benvenuto. Che cosa ci può raccontare? Buon pomeriggio. La situazione qui ad Aleppo, da dove vi parlo, è drammatica. In Siria ci sono stati 461 morti accertati e più di 1300 feriti. Ma i numeri naturalmente, come ha detto lei bene, stanno continuamente salendo. La città è in ginocchio, ci sono una quarantina di palazzi crollati, macerie per strada, difficoltà quindi anche a muoversi fra le strade. Sono stati allestiti 17 centri per accogliere le centinaia di sfollati. La gente ha ancora paura, si susseguono ancora oggi scosse. Oggi ce n'è stata un'altra molto potente, quasi pari a quella di ieri notte, che abbiamo avvertito benissimo. Fondazione AVSI è qui presente per cercare di dare i primi aiuti, soprattutto attraverso il suo progetto Ospedali Aperti, che ha già accolto decine di feriti dal terremoto. C'è stato un grande moto di solidarietà da parte della comunità europea, ma anche di tutti gli altri paesi, la Russia, gli Stati Uniti. Di che cosa c'è bisogno oltre alle squadre di soccorso per cercare sopravvissuti? Allora, innanzitutto c'è bisogno di posti, letto per queste persone che sono sfollate, di coperte. Ricordiamoci che la settimana più fredda probabilmente dell'inverno siriano qui ad Aleppo, questa notte si arriverà a meno 3 gradi, quindi fuori piove, la situazione non è facile, cibo, soprattutto caldo e naturalmente tutti i beni di prima necessità per le famiglie che non hanno più una casa. E chiaramente Fondazione AVSI sta coordinando con tutti gli altri attori umanitari sul luogo per poter dare risposta a questi bisogni e già dà risposta attraverso l'ospedale St. Louis di Aleppo ha le prime emergenze, quindi ai primi feriti attraverso il suo progetto Ospedali Aperti. Ecco, quindi servono ospedali da campo e anche strutture che possano ospitare, perché ovviamente è inopportuno stare dentro le case con il rischio di ulteriori scosse. Ci sono delle strutture che possono aiutare o è tutto distrutto? Sì. No, ci sono già stati allestiti 17 centri, domani inizieremo a visitarli per vedere esattamente di cosa hanno bisogno e li aiuteremo naturalmente con i beni di prima necessità, ma sono stati già allestiti e già centinaia di persone sono state accolte in questi centri. Va bene, allora io ringrazio Filippo Agostino, responsabile AVSI in Siria. Grazie e buon lavoro e grazie anche per quello che state facendo per le popolazioni colpite da questo disastro. Ci spostiamo a Roma, al Dipartimento Terremoto.